Questo è il video di presentazione del progetto Garon che si eseguirà in prima esecuzione assoluta il 26 gennaio a Milano presso la fabbrica del vapore. Ora ti mostrerò gli effetti che il compositore Yuval Avital ha deciso di applicare alla tuba. Uno dei primi effetti che troverai in partitura è il suono, il simbolo del soffio. In realtà vuole un'imitazione di quello che è il suono del vento. Il simbolo con due tagli sotto la chiave di basso, a forma di triangolo rovesciato, indica che bisogna suonare la nota più grave possibile. Logicamente, ognuno di voi eseguirà la nota, in base alla sua estensione, al suo registro, la nota che più gli viene comoda. Vi consiglio di non esagerare troppo e arrivare al vostro limite, anche perché le note che bisogna suonare su quel registro sono note molto lunghe, con tempi molto lenti e dove richiedono molta aria, perciò non esagerate nel voler suonare a tutti i costi la nota più grave. Tenetevi sempre un piccolo margine. Cercate questa possibilità di tenere dei suoni molto lunghi, e la dinamica sarà in relazione a quanto scritto nel brano. L'indicazione in partitura cuivre è una derivazione dal francese che significa cuivre, ovvero ottone. Con questa indicazione dovete ottenere un suono metallico. Vi consiglio di ottenere questo effetto utilizzando la posizione dell'ottava grave. In realtà suonate come se fossero 5 F. Vi faccio un esempio suonando il Fa. Questo è un fortissimo. Ora, se la stessa dinamica uso il quarto dito, vado praticamente in sesta posizione, il suono è molto più metallico. Perciò tenete conto che tutto quello che avete scritto, pensate alla posizione relativa all'ottava bassa. Il simbolo a forma di ondine del mare indica uno sfregamento di un filo di nylon sulla campana. Questo filo di nylon verrà prima fatto passare su della pece e dopodiché verrà sfregato sul bordo della campana. Questo genererà un attrito e un fischio, un suono che gratta. Il compositore ci sarà scritto anche sulla partitura questo simbolo con sopra la durata in minuti o secondi di quanto deve durare l'effetto. I direttori d'orchestra avranno un gesto molto particolare che capiremo e indicheranno il scorrere del tempo ogni 10 secondi in maniera che riusciremo a conteggiare tutti insieme la durata effettiva di questo effetto. Questa indicazione è solo per i solisti. La respirazione circolare, c'è questo simbolo, diciamo un cerchio semichiuso con una freccia e poi c'è scritto circular. La respirazione circolare, al contrario di quello che è la prassi esecutiva nella musica classica, il compositore chiede che sia piuttosto evidente il momento in cui inspiriamo col naso, quindi morso. Verrebbe sconsigliato, cioè quello di far sentire il cambio della nota. In questo caso c'è molta libertà nella respirazione, fatelo quando volete e non abbiate paura, non abbiate timore nell'ottenere un suono anche sgradevole. Questo si ottiene con la dentatura molto chiusa, un suono tipo didgeridoo. E in questa maniera viene evidenziato ancora di più il momento in cui inspiriamo col naso. Questo
indicano un effetto che si ottiene colpendo con la mano il bordo del bocchino. Naturalmente bisognerà rispettare il ritmo scritto dal compositore. Si ha abbastanza libertà nel selezionare da soli la qualità del timbro che vogliamo ottenere. Si può fare un suono più acuto, tra i denti, e nella O la mandibola scende
tende, nella I i denti sono più chiusi. In questo caso varia proprio il timbro del suono. Consiglio per il vibrato di utilizzare il vibrato di mandibola perché è molto più controllabile. E logicamente il vibrato, il movimento della mandibola varia in relazione all'altezza del suono. Se suoniamo sul registro acuto sarà sufficiente un minimo movimento della mandibola verso il basso, cosa del genere. Si gonfiano il labbro superiore e il labbro inferiore, labbra secche
viene questa vibrazione molto sottile e molto acuta. Che messa all'interno della tuba viene amplificato il suono e sembra un suono incredibilmente acuto. Un altro consiglio che posso darvi è quello che se fate questo effetto si tende a perdere un po' il contatto con il bocchino, perciò questo suono non viene amplificato come si deve. Allora cercate di spostare il bocchino o in giù
glissandi, quelli con questo simbolo tipo freccia che va verso l'alto, devono essere portati il più possibile alla fine della nota. Se abbiamo un si bemolle di 4 quarti, scusate, e non c'è un'altezza definita dell'arrivo perché c'è una freccia verso l'alto, perciò andate verso l'acuto. In alcuni casi troverete una nota reale in grande e una notina piccola magari più sopra. Questo indica l'esecuzione di un multifonico. La nota grave si suona con lo strumento, la nota alta viene cantata esattamente all'altezza richiesta. Se avessimo per caso un si bemolle grave e un fa sopra, indica che dobbiamo eseguire e fa cantato insieme questi due suoni. Rimane
con delle leggere inflessioni dinamiche, senza l'uso della lingua, perché dobbiamo continuare a fare il legato, possiamo far sentire la differenza tra le crome, le semiminime, le minime, tutti i vari valori musicali utilizzati. Queste leggere inflessioni dinamiche consiglio di darle utilizzando gli addominali. Immaginate, questi sono gli addominali, se noi li usiamo in contrazione, mandiamo l'ombelico verso la parte posteriore del corpo e usiamo gli addominali così. Questo aumenta la velocità dell'aria. Adesso vi dimostro sulla stessa nota, più o meno questo è quello che io cerco di fare con gli addominali. Garonne di Yuval Vitali 20.